Sì, ma lo chiudo il frigo, sai come fa? Niente, vabbè. In occasione, purtroppo, della morte di Ezio Bosso, noi quello che abbiamo fatto è, tra noi è parlare un po' di musica. Ora, premetto che non sono un tecnico musicale di professione, non sono un musicista, però diciamo che sono uno spettatore attento, anche interessato per il mestiere che faccio, voglio dire. Però quello che ho condiviso con Luigi, con Maddalena, è non tanto l'aspetto musicale, prettamente musicale tecnico, perché, ritorno a dire, non sono un musicista, quanto invece cosa? Il fatto che lui, quello che mi ha sempre raccontato, quello che ho associato sempre a Ezio Bosso, la sua bellezza, è esattamente il racconto di una musicalità vitale, cioè o comunque della vita fatta in musica. Perché ogni volta che l'ho visto, io non ho potuto mai non pensare, non ho potuto mai non, cioè, evitare di pensare a cosa che, vuol dire, gli vedevo creare delle narrazioni musicali umane allo stesso tempo di un incoraggiamento pazzesco, come quando vedo Alex Zanardi, dico: caspita, guarda come sono attaccati alla vita, la mangiano la vita, proprio la digeriscono. E dico, quindi io cosa dovrei fare? Io dovrei spaccare la vita. Per una questione proprio di immaginario, la musica crea un immaginario che è sempre nuovo, lui questo ha fatto. Io mi permetto di dire, come quando Satie, ecco, nel Novecento, per dirlo in termini novecenteschi, con quella semplicità avanguardistica all'epoca, ha squarciato la condizione, la tradizione musicale, voglio dire. È come perché dopo Debussy, dopo la Dodecafonia di Schoenberg, o anche dopo Wagner, lui è arrivato con quel pianoforte solo e ha suonato. E quindi associo a quel suono di Satie, quel tipo di immagine, di semplicità squarciante, con una leggerezza, voglio dire, di Calvino in termini letterari, no? Oppure come, ecco, quando, se io come, come se adesso io facessi, cioè, ad esempio, tra l'altro mi sembra di fare un indovinello come Milos Forman in Amadeus, ad esempio, cos'è questo? Boh, non lo so, qua, cioè, la conosco, però non mi La viene. conosci? E questo è Mozart, è esattamente, cioè, se faccio questo, è Mozart, e questo è il E allora, Christian? Christian, e c'è Christian? Christian è un cantante come un festival. Ah, tu dici che se sento Christian associo al Festival di Sanremo. E Esattamente. però non mi ricordo, non mi ricordo una canzone, come faceva Christian? Marco, però mi sembra di ricordo, aspetta, cerchiamo, questo senso, vediamo un po'. Cristian, così. Check.